Ciao a tutti, 50 anni fa precisi, il 26 febbraio 1971, moriva il grande Fernandel. Gli rendiamo omaggio con qualche sequenza di un film del 1957, Sénéchal, Le Magnifique, in italiano Il Capitano della Legione. È un film comico, leggero, c'è quella comicità teatrale alla Feuilleux, se andiamo in campo cinematografico c'è quella comicità da Giù nel Nord o La cena dei cretini, ma dietro questa leggerezza si nasconde sia l'amarezza sia un approccio un po' metateatrale al teatro stesso e alla vita. Vediamo. Sénéchal Fernandel fa l'attore in una sfigata compagnia di giro nella Francia del secondo dopoguerra. Eccolo qui interpretare il capitano della Legione Straniera in una commediola. E non gli danno del pessimo attore. L'impresario dice: non vali nulla. Dice: ma come non valgo nulla? Io sono un bravo attore. Ah, dice: non se ne parla. La compagnia viene sciolta e lui si ritrova con la divisa da capitano, perché gli hanno fregato pure la valigia, e con la divisa di capitano si avventura nel mondo. Scopre che è credibilissimo come capitano. Nessuno si accorge che è un attore che interpreta il capitano, tutti lo credono il capitano della Legione Straniera. Eterno dualismo tra il sembrare e l'essere, l'attore perdente diventa un uomo vincente, anzi un capitano vincente. Persino un ufficiale non ha il benché minimo dubbio sulla sua identità. Bienvenue, capitaine. Mon collègue ne voulait pas venir, mais il a tellement insisté. Vous avez raison, Duchesne. Magnifique. Oh, oui, je le pleure encore. E visto che come capitano gli è andata così bene, Sénéchal escogita altri travestimenti. E con questi si fa strada nel mondo che conta. E il marpione si dà pure da fare. Je suis amoureux. Amoureux? Et bien comme ça, nous serons quittes. Diventa così cliente abituale di un noleggio di costumi teatrali e cambia spesso personaggio da interpretare, sempre con grandissimo successo. Ma tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, finisce in tribunale. Sénéchal si difende con maestria e umorismo e finisce sui giornali. Può così tornare al teatro. Nicole, madame, la jeune et jolie cliente que mon mari a reçue dans son bureau ce matin. Laquelle, madame? Il en est venu trois. La blonde aux yeux bleus. Ma una punizione inaspettata non gli permette di raggiungere il teatro dove è di scena. Ci arriva, ma è completamente afono. Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur. Je vous attendais avec une impatience. Où en est votre enquête? Je vous écoute. Je vous en prie, pas de mots superflus. Au fait. J'ai suivi. Invano la suggeritrice gli ricorda la parte. J'ai suivi votre mari. Sénéchal decide che l'unica cosa da fare è mimare. Il s'est arrêté devant le numéro 2 de la rue du 4 septembre. Il a grimpé l'escalier 4 à 4. Mon chéri a dit une jolie fille. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu mon mari avec une femme? Mais qui était cette femme? Une danseuse espagnole. Danseuse. Ah, heureusement que le père est arrivé. Je m'ennuyais à mourir. Ils sont allés dans un hôtel. J'ai regardé par le trou de la serrure.
Elle s'est déshabillée. Il l'a porté sur le divan. Moi ? Oui. Mais qui ? Qui a pu te dire cette infamie ? Mais laissez-moi, mais vous êtes fou, mais laissez-moi, j'ai honte. Mais laissez-moi. Gli attori, ovviamente, tutti incavolati neri, entusiasta invece il pubblico. Je sens que ce soir, il va avoir une chance extraordinaire. Le signore tutte entusiaste per Sénéchal. Cronaca dunque di un successo non annunciato. Eh sì, grande, grandissimo Fernandel. Ciao a tutti.